Salve a tutti terrestri e benvenuti in un nuovo video di Marziani con il Pad. Oh, nuova puntata con Dark Souls. Allora, questa puntata sarà breve teoricamente perché sono due zone che esploriamo, però un po' incasinata perché se tutto va bene andrò alla fine a scontrarmi con uno dei boss ritenuti più difficili Dark Souls, ossia quello che noi conosciamo come il duetto di Hornstein e Smog ad Anorlondo. Comunque, intanto noi esploreremo il mondo dipinto di Haryamis e poi Anorlondo, come previsto dall'episodio precedente. Allora, sarà un casino. Lo potenziamo questo falò? Sì, è l'unico falò di Haryamis, quindi mi sa che conviene potenziarlo. Il dipinto di Haryamis è una zona totalmente opzionale, potete finire tranquillamente il gioco senza mai passarci. Vabbè, a parte che molte zone sono opzionali, però questa più di tutte. Però è bella da vedere, è una delle zone che preferisco. Ed è una zona che, superato questo portone qui, diventa una delle migliori zone di farming. Oh mamma mia. È una zona bella ma un po' difficilotta, perché ci sono dei nemici un po' particolari che danno parecchio fastidio. Ed eccoli qua. Danno un danno da tossicità non indifferente. Quindi è meglio evitare che... Via. Con calma, qui non si deve rushare completamente, qua si deve fare tutto piano piano. È da un po' che non tocco Dark Souls perché mi sono dedicato a finire Metal Gear Solid 5 e quindi ho completamente i tasti diversi. Che bello, quando non giochi per tanto un gioco e ti dimentichi i tasti. O quando giochi per tanto un altro gioco e ovviamente c'hai memorizzati nelle mani i tasti dell'altro. Aspetti, Allora, tu intanto mi dai fastidio e ci muori. Vabbè, i trappoloni. Allora, calma, che qui siamo un po' stretti. Caspita, con due colpi mi ha fatto fuori. Non ci passano, sono un po' troppo ingombranti questi due. Ok. Si è liberata la via per uno. Eccolo là, lo sapevo io. Tutto questo neve ho messo il santeghino alla gola. L'ho dovuto prendere una caramella alla cannella. Cose di lusso. Io so che mi sto andando a inoltrare in zone che non dovrei, perché il mio primo pensiero è quello di andare ad aprire la porta, però... qua c'è tutto il vestito da sposa. Forse ci siamo quasi per arrivare ad aprire il cancello. Solo che non me ne ricordo la strada, perché l'ho giocato solamente due volte questo pezzo. Allora... Ok, giusta la strada, perfetto. Poi sopra ci saliamo. Per ora il mio primo pensiero è quello di andare ad aprire la porta. Qua troviamo una piccola citazione a Demon's Souls. Ossia... Quello che ricorda molto da vicino il primo boss di Demon's Souls, il primo boss del palazzo di Boletaria. Se avete giocato Demon's Souls lo ricordate, se non l'avete giocato andate a giocarlo perché è bellissimo. Ma non abbiamo tempo da perdere con lui e ce la facciamo un attimo di corsa, grazie. Ossia, il boss era la Falange. Sono 500 anime a botta, sono circa loro una ventina. La cosa bella è che sono vicinissime al... Che cosa è decollato quello? Sono vicinissime al... falò. E quindi qua uno si diverte, si siede al falò, si fa fuori la falange, poi si ritorna di nuovo qua e si sale di livello come se niente fosse. Io lo so che voi l'avete fatto. L'ho fatto pure io la prima volta. Ma avevo un personaggio che faceva schifo, quindi dovevo un pochettino sistemare la situazione. Mi credete? È vero che l'ho fatto per quello, sì.
Qua sotto c'è una piccola anticipazione di quello che c'è nelle catacombe, o magari semplicemente un richiamo di quello che c'è nelle catacombe se ci siete andati prima, ossia ci sono gli scheletri in ruota, che sono una grandissima rottura di scatole. Ora voi mi chiederete, Fai, ma perché ti sei cambiato di vestito? Perché avevo bisogno un pochettino più di protezione, visto che qui ci sono morto già troppe volte per i miei gusti. Se volete. Che caspita! Fare il dipinto di Ariamis, rassegnatevi al fatto che morirete tanto. Oh. E già abbiamo attivato la porta che ci. La porta, giusto, la porta, il passaggio che ci farà andare proprio verso l'uscita del dipinto. Dove c'è il boss più bello stilisticamente, in un certo senso. È anche uno dei più tristi, ma è il più opzionale di tutti, perché addirittura ci dà la possibilità di non affrontarlo proprio. Allora, perché sono tornato umano? Perché voglio farvi vedere un'altra piccola citazione a Demon Souls. Teoricamente dovremmo essere invasi da qualcuno di conoscente se avete giocato sempre al primo a Demon Souls, e infatti eccolo qua. Buonasera, tutto a posto? Mettiamoci in una zona un pochettino più larga, grazie. Eh sì, volevi tu. Tutte me le sta scaricando il piromanzia. Ma muori, ma basta con questa testa improbabile. Allora, finché non disturbiamo il fabbro morto, mi sa che non succede niente, vero? Come non detto, è arrivato. Prendiamo il tizzone oscuro che permette di infondere l'oscurità alle armi, ovviamente. Via. Allora, se voi scendete mi fate un favore enorme. Però no, così. Qua sopra, salendo queste scale che praticamente sono. Aspetta, aspetta, che là c'è gente. Sono quelle di Highlander, del primo Highlander. Quando c'è lo scontro fra Ramirez e il Kurgan, troviamo la pietra rossa che serve questa per farci evocare come invasori. Io. Madonna. Io lo so che morirò malissimo qui. Ma io non vedo qua dove lui avvelena, però. Non mi morire. Io non vedo niente. Non vedo dove sono. Madonna. Oddio, che bordello. Ok, dovrebbe essere andato. Oh, un elefante era praticamente. L'urlo di un elefante. 5.000 animelle che fanno sempre comodo. Ok, possiamo anche dirigerci all'uscita di Ariamis. Così lasciamo questo posto maledetto e andiamo a piangere un pochettino da Norlondo. Ed ecco, Priscilla. Il boss di Ariamis. Allora, noi potremmo anche attaccarla, tagliarle la coda, avere la sua arma e la sua anima, però non mi va di farla fuori a lei. Quindi, Priscilla, è stato un piacere, grazie dell'ospitalità, ma io torno a casa, grazie. Dai, buttati che è morbido. Non è difficile il palazzo di Anorlond, però è parecchio incasinato. Ci sono un sacco di strade e stradelle, ci sono i modi per saltarle, però facciamo la strada normale. Ma in particolare ci sono due punti che sono seccanti. Quando si deve entrare nel palazzo vero e proprio, e il boss del palazzo, che è uno dei miei preferiti.
Ma se proviamo a lasciare come se non ci fosse un domani? Quasi quasi. Allora, qui è un po' complicato. Ci sono questi cavalieri d'argento, anzi questi cavalieri neri, che rompono un po' le scatole, specialmente questo qua con l'arco che... Che se morisse mi farebbe anche un grandissimo piacere. Il petri è riposto qua sul cornicione di Anorlo. Madonna, l'ho passato all'istante. E lì c'è una roba da prendere, ma chi se ne frega, io voglio andare subito al falò. Passato al primo colpo. Il problema di questi qua, di questi arcieri, è che se vi beccano, il gioco, questo forse è l'unico punto. Diciamo con la difficoltà artificiale, nel senso che se vi beccano gli arcieri, invece di sbattervi contro il muro, vi fanno volare dalla parte opposta nel vuoto. Diciamo che può essere un po' giustificata la cosa col fatto che l'irruenza della loro freccia è tale da farvi rimbalzare sul muro. È fatta apposta per farvi cadere avanti. Diciamo, cavolate. Questa è una delle parti più complesse. E vabbè, qua ci vediamo un bel falò. Hermes, salve. Oh, Soleil. Salve. Allora, qui in questa zona di Anorlondo, al castello, ci sono... Oh, mamma mia. Ci sono un po' di porte da aprire, con tante cose carine. E tanti cavalieri. Qua ci dovrebbe essere il demone della Titanite. Ah, no, no, qui... Ah, qui... Vi faccio vedere dov'è perché è interessante. Praticamente partendo dal falò e superando la scalinata, aprendo questa porta, si arriva in una zona segreta dove potete trovare l'armatura più OP del gioco, quella più potente in assoluto del gioco. L'armatura pesante, pesa un botto, ossia l'armatura del nostro caro amico Havel. Armatura e scudo, tutto il set. Qui, se siete bravi, potete farvi una corsetta e saltare direttamente. Ovviamente qua non ha caricato il resto della mappa, là dentro c'è la sala di Anorlondo. Se siete bravi e saltate di qua, vi saltate tutta la fortezza, cioè tutta Anorlo, tutto il palazzo di Anorlondo, semplicemente ve lo saltate come se niente fosse. Agguatissimo questo, eh. Ah, se vi state chiedendo con che tempismo faccio i parry, non lo so, ci vado molto a intuito. Ognuno ha la sua tecnica, c'è chi guarda la spada, il movimento del braccio e cose del genere. Io ci vado molto così a fondo schiena. Salve, Ziggy. Lui ha sempre problemi, come vi dicevo. Stavolta c'ha tre cavalieri d'argento che lo bloccano. Pochettino però mi prende questa. Ok, uno è andato. Se gli altri si aggrassero uno alla volta. Ecco, visto che ho sbagliato il per. Ecco, infatti, ogni tanto li sbagli per. Ok, fatti fuori i tre amigos, andiamo a parlare di nuovo con Ziggy. Grazie, ci dà l'anello tribale che ci aumenta un pochettino i punti vita. Direi di fare un pochettino di sistemazione di armature. Ferro nero. Non male questi. E anche questi, siamo sotto il 25. Madonna, che... No, no, Basilio, io... No, no, non posso. Non po io capisco la necessità di avere un po' di protezione, però anche un po' di dignità. Ok, avanzamento di livello. Possiamo fare un livello. Saliamo destrezza. Ok. Allora, adesso sono guai. Anche se abbiamo ancora un pochettino di tempo per fare qualcos'altro. Per esempio, intanto qui c'è un arco
interessante da prendere. Se mi ricordo dov'è, eccolo. Aia, sulle punte. Il fabbro gigante vi permette di trasformare le armi in danno elettrico, quindi aggiungere il danno elettrico alle armi. Beh, praticamente incontrato il fabbro, ad Anor Londo abbiamo finito. Adesso c'è da farci quattro risate con Smaug e Ornstein. Sarà una bella faticata questa. C'ho queste bellissime 12.000 anime che non posso usare per nulla, tranne che per comprare le titaniti. E io mi vado a comprare le titaniti perché io queste 12.000 anime non gliele voglio perdere. Ok, così sono più tranquillo. Allora, oddio, volendo potremmo anche provare. Non abbiamo nulla da perdere, quindi possiamo anche provarlo adesso il boss. C'ho poca vita, ho solo 8 fiaschette. Ma si va a morire. Salve Smaug. Salve Ornstein. Perfetto. Allora, vediamo un pochettino di ricordarmi come si affrontano questi due. Intanto il consiglio che vi do è di tenerveli sempre entrambi sullo schermo per vedere così che cosa fanno. Va bene, ok. Eh sì. Questa qua è difficile, caspita. Ci riproviamo. Allora, concentratevi sempre su uno solo, perché in base a chi uccidete prima, poi dovete affrontare il secondo. Quindi, invece di spartire danni a tutti e perdere tempo, concentratevi con uno. E io vorrei ammazzare prima Ornstein. Ah, salve, ben arrivato. Non vedo più l'altro. E questo è male, molto male. E uno è andato. Ma dai, che c'era l'animazione. E ora sono cavoli. Acidissimi cavoli. Perché ora lui assorbe l'anima di Ornstein e si potenzia. Teoricamente è più semplice lo scontro adesso con lui rispetto a quando è potenziato invece lo smilzo. Però sono sempre guai. Vediamo. Allora, intanto vediamo se lo possiamo fare attaccare così mi posso curare. Non mi piace quando va all'angolino. Non mi piace. Aia! Mamma mia, mezza vita l'ha tolta. Curati. Questo è bruttissimo, sto attacco. Non mi dire che. Madonna, l'ho battuto al secondo tentativo! Ma sono una potenza. No, cioè, sono una potenza. Basilio è una potenza. Madonna, al secondo tentativo! Bellissimo. Una volta sola mi hanno fatto fuori. Non mi scrive più la penna manco per segnarmi le cose. Basilio, ma sei una potenza? Eh?
Niente, per lui è normale una cosa del genere. No, se ti andavi a buttare qui nella trivella. E adesso andiamo a parlare con Guinevere. Che poi è una fascia che c'ha lei attaccata al corpo. Se dà uno starnuto alla tina mi fa volare come. Allora, ricettacolo dei Lord. Questo è il ricettacolo che ci diceva di andare a prendere il serpente Frampt. Allora, santuario delle gambe del fuoco. Andiamo lì. Ci riposiamo un pochettino le nostre menti. Bene, terrestri, io direi che per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione. Vi ricordo di controllare le nostre coordinate in descrizione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao a tutti! Un pochettino d'olio però.